Ragazzi, benvenuti e bentornati su Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Procediamo, dopo aver sconfitto The End, o Evangelion, no, abbiamo sconfitto The End, e ora siamo in questa specie di tunnel sotterraneo. Lì c'è una Kerotan bella nascosta. Io non le sto... non sto sparando alle rane Kerotan, ragazzi, perché tanto non punto a trovarle tutte, e quindi non vorrei... così iniziare inutilmente a... Porco ciuta! Cioè, ok che dobbiamo andare in cima alla montagna, però... Dio mio! Dovremmo fare una bella scalata. Quindi, nello scorso episodio in realtà abbiamo fatto due boss, perché abbiamo fatto The Fear e... Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Non ci posso assolutamente credere. Ma così, ma che combini? Vabbè, papà, mi è uscita palesemente cringe, ma nel senso, boh, maestro indiscusso. Grandissimo. Io mi stavo già preparando. Ok, adesso vado. Ok, facciamo un monologo su quello che abbiamo giocato nello scorso episodio. No, non serve. Lorenzo, stai zitto, che qui tocca sentire Snake Eater. Bellissimo, bellissimo. Giustamente, come rendere intrattenente una scalata di una scala. Mamma mia, mamma mia. Allora, mangiamo qualcosa prima che qui vada male tutto. C'è proprio la capra intera. Vabbè, pure qui ci sono i serpenti interi, quindi. Allora, prima però volevo chiamare Paramedic per vedere che cosa ci diceva riguardo del cibo anche confezionato e della capra che abbiamo ammazzato. You got some instant noodles, huh? Instant noodles. Uh-huh. It was invented in Japan just recently. Add some hot water and it's ready to eat. It's cheap and can be stored for a long time. And besides, it's delicious. It's like a miracle food. Wow. Speaking of which... Yeah? Are you going to eat that? I was planning on it, yeah. Oh, all right. Is there some reason I shouldn't? No, that's not what I meant. Then what did you mean? I was just going to say that if you weren't going to eat it, you should bring it back to me. I've always wanted to try some. Whatever. Proviamo a lasciargliene un paio. Vediamo che succede. I see you have a calorie mate. Calorie mate? The thing you're holding now? Oh, the little block that looks like a cookie? Try it, it's pretty good. Okay. But what is this thing? Never seen anything like it. Calorie mate is an energy supplement that contains all the proteins, lipids, vitamins, carbohydrates, and minerals needed for a balanced diet. It's a well-balanced food. Because of that, it's just perfect for giving your body the nutrition it needs in combat. It sounds like a space-age food.
Real astronaut food is not very good, but that should taste fine. Yeah, and it'll help balance out all this jungle food I'm eating. It's easy and quick to eat, so it's perfect when you're running late for an important mission in the morning. I've never been late for a mission. Really? Aren't you always keeping people waiting? Huh? It's easy to keep track of your calorie intake and receive the nutrition your body needs, so it's good for losing weight, too. All of the geisha girls in Japan use it for watching their calories. Is that why they're all so slim? Right. And any diet where you eat nothing at all is bad for the body. I see. You seem to know a lot about Japan, don't you? Yes, I love Japan. Boh, ragazzi, io veramente non ci posso credere. Una chicca dietro l'altra. Non sai quello che fa sempre aspettare la gente? Keep you waiting, eh? Mamma mia, bellissimo. I see you caught a Markhor. The Markhor is a kind of wild goat that lives in mountainous areas. It's quite large, so I don't think you'll be able to capture one alive, even with the tranquilizer gun. All right. Speaking of which, do you know the origin of the name Markhor? No. It means snake eater in Persian. Snake eater? Lost your appetite? Not at all. So, how does it taste? It's supposed to be pretty good. All right. Hai capito? Che strana coincidenza. I see you've got yourself a Baltic hornet's nest. Baltic hornets are a variety of hornets that inhabit that area. The difference between them and other hornets is that they produce honey in their nests. Inside the nests are larvae, pupa, and adults. You can eat them all. In particular, the honey you find inside the nest is delicious and full of nutrients. It's easy to digest and helps pep you up when you're feeling tired. In short, it's the perfect survival food. Honey can also be used as a burn ointment. When honey is applied to a burn, it creates a protective coating over the skin. When you knock down a hornet's nest, a burn ointment will appear along with it, so don't forget to pick it up. Of course, the hornets aren't going to give up their nest without a fight. If you knock a nest down, a large swarm of hornets will come flying out, so be careful. Interessante sta cosa, non lo sapevo. Dell'unguento. E poi abbiamo quel mango finto, che cos'era? I see you found a Russian false mango. The Russian false mango is a mango-like fruit found only in Selenoyarsk. The egg-shaped fruit is sweet and tangy with a pleasing aroma, just like a mango. Also, the seeds can be used to make a medicine that aids in digestion. It might come in handy if you ever have an upset stomach. Chissà se magari mangiare del cibo variato in combinazione con il mango ce lo fa digerire meglio, cioè non ci fa vomitare. Ah, poi abbiamo... No, il pesce già ce l'aveva detto. Ora, abbiamo due tagliolini istantanei. Però forse mangiarli adesso è un po' uno spreco. Facciamo il cobra di Taiwan. Perfetto. Non si può lamentare. Ok, quante razioni abbiamo? Abbiamo 4 razioni. Interessante. E via. Eccoci qui. E ora tocca scalare la montagna. E forse è meglio che mi metta una mimetica più adatta alla zona. Ma questa per ora va bene. Più 10, cioccolata, vedi? Meno male che l'abbiamo trovata. Cioè, sempre meglio di niente. 80%! Anche perché ho il vago presentimento che incontreremo qualcuno. Mamma mia, ragazzi. Serpente delle montagne? Lì c'è gente. Cos'è quello?
Un avvoltoio? Non lo posso vedere da qui. Dovrei prendere il binocolo. È un'aquila. O è un avvoltoio? Uno scorpione. Non è molto piacevole quella... la fauna, eh? Ci sono due guardie. Non abbiamo più proiettili per la pistola, tra l'altro. Dove... ok, una andata. Mamma mia, ragazzi, che cazzo di cecchini che siamo. Oh oh. A posto. Allora, sperando che loro non mi vengano addosso, queste aquile, questi avvoltoi. Mi servono un po' di munizioni e tutto quello che possono darci. Penso che questa cosa si potesse fare pure su Metal Gear Solid 2, solo che l'ho completamente ignorata. Chi è che pensa di aver visto qualcosa? Ah, quello. Ha un lanciarazzi in mano? Beh, meglio averlo eliminato adesso. Lì non si può andare. O almeno è inutile andarci. Altri proiettili, bene. Dovremmo esserci riforniti di quelli per la pistola, almeno. Lì ce n'è un altro. Occhio che qui c'è lo scorpione. Ho paura che voglia venire a prendere il mio culo. Bene. Qui cosa c'è? Ci sono delle cose interessanti. Proiettili per il fucile da cecchino. Proiettili per la tranquillante. Mamma mia, pensavo mi stesse cadendo una roccia addosso. E un po' di siero. Niente. La sto rischiando veramente, veramente troppo. Però veramente qui sono indistinguibili loro. Almeno se vai di fretta, ovviamente non li vedo. Se vado di fretta. Dovrebbero essere finiti. Forse qualcuno già si è risvegliato. Non penso, eh. No, ok, infatti. Ok. Abbiamo preso tutto il possibile, credo. Ci sarà qualche zona segreta che mi sono perso, sicuro. Ma proseguiamo. C'è un elicottero da qualche parte? Oh oh. Ah, però l'artiglieria pesante qui, eh? Ah, dobbiamo arrivare in cima. Ok, cerchiamo di fare attenzione. Occhio allo scorpione. Merda. Ma questi qui pattugliano tutto il tempo?
Oh oh. Forse ce la facciamo, eh? Forse. Dovrei lanciare qualcosa per distrarlo. Lanciamo... Boh. Lanciamo il pesce. Allora, premi il pulsante X, tieni la lascia per lanciarla. La distanza per la seconda è quanto lungo, premi il pulsante X. Hai proprio ragione. Qui non c'è niente. Allora, dovremmo riuscire a portarlo dentro. Così ce lo perquisiamo per bene. Occhio al serpente. Abbiamo preso una razione. E proiettili per la tranquillante. Il serpente fortunatamente è tranquillo. Sto elicottero non ho capito cosa cazzo vuole. Noi siamo riusciti da qua. Dobbiamo fare attenzione perché potrebbero esserci guardie che spuntano, appunto. Detto fatto, eh. Bene. Occhio all'elicottero. E via. Qui dove si va? Questo elicottero mi ha cominciato a rompere veramente i coglioni. Io spero non mi veda. E soprattutto, qui c'è una guardia. Sento dei passi, ma... No, non erano passi, forse erano le ali dei... Sì, esatto. Occhio però qua. Infatti... Non succede niente, non è niente. Maledetto. Dove cazzo mi nascondo, mo io? Porco Giuda. La Kerotan...
Ok, non ce ne dovrebbero essere altri. Ok. Lanciarazzi. Bene, interessante. Siero, stick, disinfettante, tutto. Occhio. Io strana questa guardia, non deve essere il tipo più attento del mondo. Cosa? Mamma mia. Adesso che ci penso, forse potrebbero dropparci qualche silenziatore, eh? Comincio anche ad avere fame. Cioè, ce ne abbiamo tre, però potremmo averne di più. Guarda quante reazioni! Ma intanto mangiamo. Dobbiamo mangiare qualcosa, quindi mangiamo proprio il pesce. Madonna, alziamo un po' di più però. Il Cobra Tai. Smettiamo un po'. Bene. C'ha pure un buon sapore. Si va. Buono, Snake. Quanto vuoi andare avanti? Chi è che si è accorto di qualcosa che non doveva vedere? Forse di sopra? No! Quello di sopra dorme ancora. Allora chi è che rompe i coglioni? Cazzo. Spaccature. Ok. Lui lo abbiamo ributtato giù. Ah, colpiamolo, così prima o poi si addormenterà. Speriamo adesso, tipo. Che palle, questi due. Perfetto. Finalmente. Quello sta per svegliarsi. Caso di muoversi. C'è anche un passaggio
sotterraneo qua. Magari mi porterà proprio da questa guardia qua. Indietro, per favore. Perfetto. Oh oh. Apri! Cazzo. Loro si sono svegliati. E qui però non siamo entrati noi. Ah ok, è sempre la RPG. Oh, l'unica è veramente addormentarli tutti, eh. Via. Tanto siamo arrivati alla meta. Questo qui si dovrebbe svegliare. E via. Siamo arrivati. Ammesso non ci sia qualcuno qua. You look like you could use some rest. I'll be fine. It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep. Where'd you get those cuts? The Colonel. He found out? If he knew, I'd be dead already. No, this is his hobby. He's a sadist. He gets pleasure out of making people suffer. He's scum. Does it look that strange to you? No. I'm the same way. Scars all over. Can I see? No. Where'd you get this one? I got it after defecting to the Soviet Union. I don't think so. It's older than that. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? Hmm. Well, too bad. A girl's gotta have some secrets, you know. But enough about that. You've gotta get going. The phase two trial of the Shagglehot is about to start, and it looks like someone might be coming to spoil the party. Khrushchev? His forces are on their way here. The Colonel is gathering his troops together to meet them. If we don't get a move on, the security will be even tighter than it is now. You'll need this key. It unlocks the door to the underground tunnel. Once you're in there, you can follow the tunnel to get inside Groznygrad. And take this too. What is it? The food of the future. A well-balanced meal for the space age.
It's good to eat some real food once in a while. I'll bet if I kissed you, you'd taste like a wild beast. Do you know where exactly in Groznygrad Sokolov is located? He's in the heart of the fortress, the weapons lab. The weapons lab is divided into three wings. There's the east wing, which houses the research facilities. Then there's the main wing where the weapons are assembled. That's where the Shagohod is. Finally, there's the west wing, which is connected via a passageway to the main building. That's where Sokolov is. To get in, you'll have to enter the main wing from the east wing. Then, go through the passageway on the second floor of the main wing. The west wing of the weapons lab. Got it. There's just one problem. Not again. The west wing is protected by the highest level of security. You need to be Colonel class to get in. Colonel class? Here, look at this picture. Major Ivan Rydenovich Rykov. Pretend you're him. How do I do that? Steal his clothes. You look similar from behind. They won't know the difference. Your face might be a problem, so you just have to figure something out. He should be somewhere in the east wing. All right. But how am I supposed to escape once I get Sokolov out of there? Command said you're supposed to have something ready for me. And I do. There's a lake 30 miles north of here. I hid a wig there. A wig? It's a state-of-the-art ground effect vehicle. A ground effect vehicle? I can't fly one of those. That's okay. I happen to be an excellent pilot. Taking off from a lake is trickier than it looks. It's not like riding a motorcycle. You've got to be more delicate. Of course I will. You've seen how good I am with the bike, right? Right. You handle the escape then. I'll head for Groznygrad. Wait a minute. There's something I wanted to ask you. What? What's the story between you and the boss? She was like a mother, and my master. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Half of me belongs to the boss. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? Between a man and a woman? You bet. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? That's your mission, isn't it? Assassinating the boss? Snake? Is there anyone you like? Someone special? I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss. She was different. Really? How do you feel about me? I should be asking you the same question. Me? I can fall in love if it's part of the mission. Even with you. Snake?
What's wrong? See you around, Snake. Take care of yourself. What about you? I've got to hurry back and play my other part. Are you going to be okay? Not sure. They're not stupid, and they know there's a spy. There's no way you could have gotten this far all by yourself. Colonel, did he talk? No, he died before I could get it out of him. Was it the spy then? Look at this. A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Grannon was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command here. And that nuclear shell? Still feeling sore about that, are you? What are you gonna do? Report it to the authorities? This is war, Major. A cold war, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own comrades. The C-3 explosives have been stolen. You think it was the American? No. He could not have reached this fortress yet. Then who? I'd be careful about suspecting your own men. Boss! Where have you been? The fear and the end have fallen. Damn it! CIA dog? That leaves only the Fury. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? Don't worry. I'll take care of him.
What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagahat and get its hands on your inheritance. The philosopher's legacy. Huh? Impossible. The legacy, it... Then they're out to kill me as well. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. I'm gonna get the Davy Crockett. Boots. Make sure you polish them up properly. Allora ragazzi, dobbiamo parlare di un po' di cose. Intanto Eva si è tradita con Ocelot. Probabilmente si è scordata di cambiarsi gli stivali e ha gli stessi stivali con cui ha dato appunto un calcio ad Ocelot. Ocelot l'ha riconosciuti. Eppure non ha battuto ciglio. O almeno ha cercato di far capire a Eva che ha capito chi è. Però gli va bene così. Gli va bene così perché non è d'accordo con i metodi di Vogin. Quindi ben venga che ci sia una spia a rompergli i coglioni. Mentre per quanto riguarda The Boss, palesemente The Boss ci vede. Perché dalla cutscene si poteva vedere Snake che stava osservando col binocolo. E a una certa lei con la coda dell'occhio guarda un po' indietro, come se stesse guardando a noi. Nella scorsa cutscene, se vi ricordate, quando è apparsa lei che ha preso la pistola di Ocelot mentre stava facendo pisciare sotto Sokolov, ha guardato nella nostra direzione, guarda caso. Lei ci conosce, lei sa che siamo arrivati fin qui. Il problema arriverà dopo, quando dovremo affrontarla. You want to save? Snake, have you ever seen the beast from 20,000 fathoms? Nope. It's about this monster that comes to life from deep within a glacier as a result of an H-bomb test in the Arctic. It crosses the ocean and emerges in New York. I especially like the scene where the monster attacks the lighthouse, and the one where it pops out of a valley in Manhattan and makes a big hole in a building. And the last scene on the burning roller coaster was simply incredible. And because I saw it in a drive-in theater, I actually felt like I was part of the movie. It's funny, isn't it? How you can let yourself get absorbed into these things without thinking even when you know it's not real? Distinguishing between what's real and what's not isn't always as simple as we think. Well, don't get too absorbed in your mission. It's important to take a rest every now and then. Bene, grazie per il consiglio. Forse in un certo senso ci ha detto... Stacca un po' dal gioco, non starci troppe ore sopra. Ora, come procediamo?
Qui c'è il ramen, giustamente, ma noi abbiamo il cibo al massimo. Claymore. Mazza la roba che c'è qua sotto. Proiettili. E qui dove si va? Credo che si ritorni lì alla... Già, alla montagna. Ah, forse qui dobbiamo... Ah, certo! Vabbè, sono un cretino, ragazzi. Era la porta che non si apriva. Allora, intanto... Madonna benedetta! Leviamoci il fucile da cecchino. Mentre di qua ci leviamo il visore termico. E prendiamo la chiave B. Chiave consegnata ad Eva. Apre la porta est della vetta della montagna di Krasnogorie. Il mio russo fa pena. Occhio che per terra c'è uno scorpione. Ah, credo di sapere dov'è che devo andare. Là sotto. Essenzialmente. Ma non sarà facile perché c'è un po' di gente nei dintorni. Cos'è questo? Questo sono di passi pesanti. Oh, madonna mia. E lui? E mo chi è sta gente? Beh, giustamente hanno rafforzato la sicurezza. Perfetto, siamo dentro. Come direbbe ogni buon hacker che si rispetti. Ora, parte le mie battute di merda. Let's go. E mo dobbiamo riscendere tutte le scale. Attenzione. Giù. Niente. Mi ricorda molto Shadow Moses questa zona. Guarda i pipistrelli che ci stanno là. Mamma mia. Ricordate quella zona con tutte le telecamere? Del primo? Ricorda un po' quella. Anzi che non c'è nessuno. Giusto? Rage will incinerate you. I came back from space. As I returned, I had one vision. The world set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. A great and
terrible fury at being alive. Now, you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Burn! Oh, merda. Ok, ci siamo. L'ultimo membro dei Cobra. Però, farmi attrezzare a dovere, almeno. Abbiamo anche un RPG. Mi ero scordato di questa cosa. La Chaff potrà fare qualcosa contro di lui? Dubito, però. Mazza, ne abbiamo fatto un cazzo. Merda! Cazzo! Merda! È la fine! Abbiamo un ustione. Potrebbe fargli male questo? Vediamo. Scendi, scendi. Vieni qua, vieni qua. Stava per essere veramente la nostra fine, Lo volevo beccare le spalle, ma non ci sono riuscito. Ma io così, forse? Sono un idiota. Cazzo, ho fatto un disastro. Gli ho tolto un botto, però, Praticamente mi sono ammazzato con lui. Boss. This is the end of the Cobras. You've got to live on. You're the only one left. I'm off. To join the Sod. Mission Control, do you read me? I'm coming home. I see the Earth.
Porca puttana, ragazzi. Dio mio. È andata malissimo questa boss fight. Ma male, male, male. Mi sono suicidato praticamente. Mi sono ammazzato con lui. E ho pure finito le cose. Non ho più le razioni, ok, chiamiamole così. Le medicine. Stavo per dire, ma questo non lo dice le Fiori quando muore, invece. Ok. Venda. Unguento. Mangiamo pure qualcosa, va? Mangiamo... Dai, una razione russa. Queste me le tenevo perché pensavo, oh, funzioneranno come le razioni vere. No, sto cazzo, invece. Ok. Dovremmo anche salutarci, in realtà. Saliamo e ci salutiamo. Bene ragazzi, ci siamo. Questa è sicuramente l'ultima zona del gioco. Dobbiamo salvare Sokolov e uccidere The Boss, oltre che sventare i piani di Volgin. Ma noi ci salutiamo qua. Snake, have you seen the Magnificent Seven? Sorry. It's a remake of the Japanese classic The Seven Samurai, only in a Western setting. This tiny Mexican village is attacked every year by bandits. Finally, the village elder can't stand it any longer and decides to hire someone to protect the village. Seven gunmen respond to the call. They teach the villagers how to shoot and prepare for the oncoming attack. But then, the enemy shows up at the village with a huge band. Then what happens? You'll just have to see it for yourself. I don't want to spoil it. Movies are only fun when you actually watch them. There's something you have to experience for yourself. Perfetto, ragazzi. Io direi che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Vedremo se riusciremo a penetrare all'interno di questa base e cosa ci regalerà ancora il gioco. Ciao a tutti, ragazzi. We'll be right back.